Cara Amelia, leggere la tua rubrica mi dà la certezza che non sono sola. Mi aiuta a superare le giornate, ma quando la notte provo a chiudere gli occhi la paura mi consuma. Come posso mettere fine a tutto questo? Firmato, imbarazzata. Cara imbarazzata, ammiro il tuo coraggio e prego per la tua incolumità. Devi trovare un modo per andartene. Dovunque, presto. Sopravvivere è solo l'inizio del tuo viaggio. Vivere il traguardo finale. Non piegarsi mai. Cara Amelia, le tue parole continuano a darmi forza. Vorrei liberarmi, ma mi sento in trappola. Firmato imbarazzata. Cara imbarazzata, il mio cuore è con te. So quanto sia difficile, ma devi andare alla polizia. Esistono dei programmi di supporto per aiutarti. Tuo marito non deve più metterti le mani addosso. Cara Amelia, andare alla polizia è troppo pericoloso. Come faccio a fermarlo? Cara imbarazzata, la risposta alla tua domanda è semplice quanto difficile. Fai qualunque cosa sia necessaria. Che cosa fai? Non posso crederci. Per quanto io ci provi, tu continui a provocarmi e a spingermi a fare delle cose che io non vorrei. Non ti avvicinare. Ti prego, non è giusto. Non mi dire quello che è giusto. Che cos'è? Una minaccia? Ho smesso con le minacce. Che vuoi fare? Mettila giù, Trevor. Mettila giù, ti prego, Trevor. Altrimenti mi spari? A volte, quando viviamo un'esperienza traumatica, ci restano dentro delle paure che inconsciamente condizionano la nostra vita. Abbiamo bisogno di fare un passo indietro e ricordare com'era prima. Chi eravamo prima? Prima di perdere il nostro lavoro, prima della morte di un familiare, prima di scoprire che lui ci tradiva, prima della violenza. Grazie di essere venute. La mia speranza è che condividere le nostre esperienze ci renda più reattive. Dobbiamo imparare dal nostro passato, non consentire che condizioni il nostro presente e pensare al futuro. Non piegarsi mai. Grazie. La vorrei ringraziare. La sua rubrica mi ha aiutata nei momenti peggiori e lei è la mia fonte di ispirazione. Grazie. È così anche per me. Il vostro apprezzamento mi dà forza. Dovrebbe scrivere un libro. E intanto ho già attivato un blog. Si chiama Non piegarsi mai. Sa, sarebbe bellissimo avere delle opinioni sul sito. Conti su di me. Il link è in fondo. Come si chiama? Jenny Ridon. È un vero piacere. Piacere mio. C'è un'altra cosa che devo dirle. Io sono imbarazzata. La prego, non lo sia. Sono qui per ascoltare. No. Io sono imbarazzata. Alla ragazza copertina. Non cambia niente. Sì, invece. È quello per cui stai lavorando. Quello per cui stiamo lavorando. Dovremmo sfruttare tutta questa visibilità. So che sei impegnata con le conferenze, ma il blog è il tuo futuro. Guarda. Questa è la lista delle persone che si sono iscritte creando un profilo. Sai in quale percentuale hanno già partecipato? Il 92%. Non ha precedenti in questo settore. Il problema è che nessun altro sa del sito.
Non credo che al giornale reagirebbero bene se allontanassi la gente dalla mia rubrica. Al diavolo il Sentinel, le persone vogliono usare internet. Ti farei avere il primo posto sui motori di ricerca. Senza un grande budget? Non fraintendermi, se mi dessi 2 milioni riuscirei a spenderli. È meglio di qualunque ottimizzatore per motori di ricerca. Ma riuscirei a darti visibilità anche senza i 2 milioni. Basta qualche modifica strutturale al tuo sito. Massimizzare la keyword density. Va bene, in parole povere, se una persona cerca aiuto o dei consigli, il primo sito che troverà sarà Non piegarsi mai. Tu devi solo darmi il via. Che cosa hai da perdere? D'accordo, accetto. Sì. Bella questa foto. Grazie. Oh, grazie. A te. A te. Oh, uomo sexy aure 9 ti fissa. Ne dubito. Bravo. È vero, te l'ho detto. È tutta colpa tua. Beh, chi dice che devi conoscere nuove persone e non escluderti dai rapporti sentimentali? Oh, giusto, tu. Conoscere uomini in un bar non è certo una grande idea. Sbaglio, Daryl l'hai conosciuto in libreria al reparto case e giardini. Hai ragione. Mi dispiace. Scusa, non avrei dovuto ricordarti. Daryl? Oh. Per fortuna sarà in carcere per altri 2 anni. Sta venendo qui. Preparati, ragazza. Oh mio Dio! Scusate il disturbo, ma ho notato che mi guardavate e ridevate. Ero curioso di sapere cosa vi divertiva. Non mi sembra di aver parlato di lui. A te? Stavamo parlando di giardinaggio. Io so che non è così. So leggere le labbra. Sta bleffando. Tu ti chiami Amelia. Ottimo trucco, devo dire. Ne conosco un altro. Devi solo darmi il tuo numero. Astuto, ma non ho l'abitudine di dare il numero di telefono a un uomo che incontro per la prima volta. Sai cosa hanno in comune tutte le grandi storie d'amore? No, cosa? Non cominciano se non ci si incontra per la prima volta. Di essere stati qui. Attendo con ansia di avere notizie di ognuno di voi sul sito. La mia speranza è che condividere le nostre esperienze ci renda più reattivi. Dobbiamo imparare dal nostro passato, non consentire che condizioni il nostro presente e pensare al futuro. E ricordate, non piegarsi mai. Grazie. Sei una donna coraggiosa. Grazie. A te. Grazie. Grazie. Ciao, eri qui fin dall'inizio. Ed è stato assolutamente entusiasmante. Non ti lasciavano andare. Continuavano a farti domande. Non mi chiederai di pagarti a ore, vero? Non preoccuparti, tesoro. Io prendo il 5% come sempre. A proposito di affari, ho in piedi una trattativa con Works. Con Works? Intendi con Modern Media Works? Intanto incrociamo le dita. Lasciami lavorare. Ma se la cosa andrà a buon fine, dovrai conquistare un pubblico più difficile. Adesso devo andare, ma ti chiamo domattina, d'accordo? D'accordo, grazie. Ciao. Ciao.
Al 15° piano c'è una festa fino a stanotte. Ci siamo conosciuti in quel bar. Sì, mi ricordo. Ci sono tornato un paio di volte sperando di rivederti. Ultimamente non faccio molta vita sociale. Lo so, non fai che lavorare. Sul tuo sito c'è il programma dei tuoi eventi. Senta, questo tipo di giochetti non mi interessa. Volevo solo rivederti, nessun giochetto. È così, credimi. Ho sbagliato presentandomi qui senza preavviso, forse, ma questo inconveniente non esclude il fatto che io desideri uscire con te. Nel caso l'avessi perso. Chiamami. Ma cosa? Dove eri finita? Ti ho cercata dappertutto. Ero in camera mia, a lavorare. Piuttosto, ho visto qualcuno andarsene. Chi era? Ricordi l'uomo che abbiamo incontrato in quel bar? Stai dicendo sul serio? Mm-hmm. Dai, raccontami. Vuole che io lo chiami? Allora chiamalo, fissa una cena, uscite, lasciati andare. Ricominciare non è il tuo motto. Una relazione è l'ultima cosa a cui penso. Oh. Il controllo telefonico è 3 volte al giorno, alle 9, alle 15 e alle 21, il mio numero è in fondo alla pagina. Dopo le 21 resterà a casa fino al mattino, nessuna eccezione, capito? Dovrà cercarsi un lavoro. Se le serve aiuto per trovare un lavoro, abbiamo un programma di collocamento, siamo qui per questo. In sostanza, rispetti le regole e tenga sempre il naso fuori dai guai. Ha compreso quello che le ho detto, signor Divine? È chiaro? Chiarissimo. Può andare. Ciao, sono Carlo Rossi. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Ciao, sono Amelia. Ci siamo visti al bar e alla conferenza. Sei libero domani a cena? Conosco un posticino a Beacon Hill. Alle 19? Fammi sapere se per te va bene. Il mio numero è 202-555-0152. Dici sempre che devo chiamarti Hank e ti annunci come Detective Wilson? Non so mai chi c'è dietro la porta. Che piacevole sorpresa.
Come sta la tua famiglia? Benissimo. Il piccolo andrà al college alla fine dell'estate. Spero di passare un paio di settimane con lui al lago, ma con tutto il lavoro che ho... Continui a fare 14 ore al giorno, eh? Mm-hmm. Per favore, salutami Cindy. Lo farò. C'è qualche problema? Vorrei avere notizie migliori, ma... Daryl è stato rilasciato. Quando? Giovedì scorso. La documentazione è arrivata sulla mia scrivania soltanto oggi. So che non è colpa tua, ma com'è possibile? Tagli alle spese. Mi occupo di violenze domestiche da più di 20 anni e questo è il periodo peggiore che abbia mai visto. Tutte le prigioni sono sovraffollate e per qualche strana ragione i colpevoli di violenze domestiche sono i primi ad essere rilasciati. Magnifico, e se non lo fa lo Stato, chi mi dovrebbe difendere? Senti, mi assicurerò che l'ordinanza restrittiva funzioni. Certo. Un solo passo falso da parte sua e torna subito in prigione. Se riuscite a catturarlo, ovviamente. Non puoi proteggermi 24 ore su 24. Mi informerò sulla sua libertà vigilata ogni giorno. Amelia. Amelia. Questa volta lui non ti farà niente. Devo confessarlo. Ho letto il tuo blog, è straordinario. Così diretto ed emotivo. Non correggo mai le mie parole. Scrivo quello che sento. E in questi giorni mi sto... sfogando. Scusa, non era mia intenzione. No, sono io che devo scusarmi con te. Questa settimana è stata difficile e non riesco a essere molto allegra. Ti va di parlarmene? Il mio ex marito, Daryl, è stato rilasciato dalla prigione. Scusa, ti ho invitato io a cena, ma... No, no, per favore, ti capisco. Ah, no, lasciami fare... Insisto. Devi promettermi due cose. La prossima volta mi lasci pagare. E dato che siamo qui con due auto stasera, ti scorto fino a casa. Accetto volentieri.
False partenze. Bisogna prendersi tutto il tempo che serve. La guarigione segue il suo corso, non il vostro. Le false partenze e i contrattempi fanno parte della lunga e tortuosa strada verso il recupero. Signora Davis, signora Frankel, è un piacere conoscervi. Colin Grosslight. Salve. Accomodatevi, vi presento i miei collaboratori. In questo lavoro ci vuole poco per trasformare una scintilla in una fiamma. Il suo pubblico è esiguo, ma in crescita, e se non vuole che il suo resti un blog di nicchia, le servirà il nostro supporto. Di nicchia il suo blog? Marginalizzare l'audience di Amelia lo definirei offensivo. Francamente, non è un buon inizio per una collaborazione. Non era nostra intenzione. Ha un pubblico numeroso, date le circostanze, e la demo ci è piaciuta molto. Non saremmo qui altrimenti. Chi legge il suo blog si fida di lei. Questo è inestimabile per noi. Anche per i vostri inserzionisti. Tutti i più importanti sono pronti a impegnarsi. Deve solo dire di sì. Un istante, scusate. E i contenuti? Non ci interessa cosa scrive, ma che la gente lo legga. E che clicchi sugli sponsor. Jody, giusto? Sì. Suppongo che lei finora non abbia parlato perché non ha lavorato a questi modelli dimostrativi. Li ho analizzati, ma non è un lavoro che ho seguito io. Quindi lei è qui perché pensavate che la presenza di un'altra donna mi avrebbe fatto sentire più a mio agio? Io so tutto del suo blog. Avevate uno spiraglio per convincere un potenziale cliente. Quello spiraglio sta per essere chiuso. Lei che cosa ne pensa della presentazione? Lo stile visivo è senz'altro familiare, ma forse manca la sua impronta. Infatti sembra la pubblicità di un deodorante. Tornerò per sentire la sua proposta. Oh, e a proposito, una farfalla è sufficiente. Non c'è nessun segno di scasso. Chiederemo ai vicini se hanno visto qualcosa, ma finora non abbiamo niente.
Hai ricevuto qualche tipo di minaccia ultimamente, magari al computer? È evidente che era Daryl. Ah, certo, Daryl è il sospettato principale. E se è davvero stato lui, prima o poi commetterà un errore. Ma il problema è che sei diventata un personaggio pubblico. Non dobbiamo escludere l'eventualità che questa aggressione possa collegarsi al blog. Non credo che il blog c'entri. Tanti fan ossessionati, tanti mariti arrabbiati. Io voglio solo assicurarmi di verificare ogni possibilità. Vorresti dire che mi dovrei sentire minacciata praticamente dal mondo? Hai dato il tuo indirizzo a qualche fan? No, sto attenta a non darlo a nessuno. E i tuoi vicini? Hai avuto qualche discussione con loro? Non partecipo alla vita di quartiere. C'è un altro uomo nella tua vita? Siamo usciti una volta sola. Mi sembra una persona per bene. Non riesco a immaginare che possa fare una cosa del genere. Beh, un controllo non farà male. E se non ti dispiace, chiederò al nostro personale di monitorare il tuo sito per cercare una pista. Ehi, io troverò chi è stato. Non parlerò con te senza il mio avvocato. Il problema con gli avvocati è che costano molti soldi. E dall'aspetto di questo posto, faresti meglio a parlare con me anche da solo. Sei invecchiato, detective. Sarei ancora più vecchio se tu avessi passato tutti e cinque gli anni in prigione. Oh, ammetto che non ero un santarello, ma forse non meritavo tutti quegli anni. Perdere Amelia è stata una punizione sufficiente. Perdere Amelia? Sì. E quando è successo? Prima o dopo che l'hai gettata giù da una rampa di scale? Oppure è stato quando l'hai spedita in ospedale a forza di calci? È un peccato che non decida io le condanne. Fai il duro, col distintivo e la pistola. Non sei riuscito a proteggerla allora e a quanto pare non riesci a proteggerla neanche adesso. Io ti tengo d'occhio, Divine. E al primo passo falso ti risbatto dentro. Ora hai finito? Grazie dell'ospitalità. Non posso restare lì finché non hai installato l'allarme. Figurati, mi fa piacere un po' di compagnia. Così starei più comoda. Grazie. Ti va un po' di tè? Sì, buona idea. Grazie. Pensi sia stato Daryl? Chi altri potrebbe essere stato? Dopo che mi colpì la prima volta, imparai a prevedere quando sarebbe successo. Quando beveva o quando litigavamo. Ma adesso non posso. Non posso prevedere quando o dove lui mi potrebbe aggredire. E sento che quella fitta alla bocca dello stomaco è ricomparsa. Capisci cosa voglio dire? Sì, ma quello che mi dà più fastidio è la sensazione che tutti i risultati che sono riuscita a raggiungere finora possono essere annullati in un istante. Nessuno al mondo riuscirà ad annullare i progressi che hai fatto. Tu come ci sei riuscita? Come hai affrontato il problema? È stata una strada lunga. Praticando le arti marziali ho acquisito fiducia in me stessa. Ma è stato solo iniziando a scrivere che ho cominciato a sperare che poteva esserci una vita migliore. E un giorno ho detto basta. Finché non ho visto il sangue, non ci credevo nemmeno io. E invece era finita. Ho
paura di non essere in grado. Tu hai già reagito. L'hai fatto una volta e puoi farlo ancora. Non sappiamo neanche chi sia stato, ma chiunque sia, sei abbastanza forte da riuscire a reagire. Non sono affatto sicura di avere ancora la forza e il coraggio di oppormi. Neanch'io lo ero. Sei stata tu ad aiutarmi. È ora di ricambiare. Grazie. Grazie davvero. Grazie. Signora, sì? Sì. Ho qualche domanda da farle. Non ci vorrà molto. È per il visto di lavoro? L'ho rinnovato per posta. No. In cosa posso aiutarla, agente? Per l'esattezza sono detective. Prego, entri. Vorrei sapere dove si trovava lo scorso mercoledì sera. Perché? Le domande le faccio io, signor Rossi. Mercoledì. Ero al Dusty's Bar. Avevo un appuntamento alle 17, è durato circa un'ora e sono rimasto a cena. Fino a che ora è rimasto lì? Beh, forse le 22. E forse non vanno bene. Voglio risposte precise. Sì, le 22. E chi c'era con lei? L'appuntamento era con dei clienti. Quando è finito ho preso un hamburger e una birra. È rimasto al bar da solo? Ho cenato al bancone, sono un cliente abituale. Qualcuno può confermare la sua versione? Chi era al bancone glielo dirà. Non sa darmi un nome? Non mi ricordo chi era di turno quella sera. Credo fosse Megan. Qual è il motivo di tutte queste domande? Amelia Davis. L'hanno aggredita quel mercoledì sera. Oh mio Dio, sta bene ora? Sospetta di me? Era solo qualche domanda, signor Rossi. Mi terrò in contatto. Megan, devo chiederle alcune cose. Ha lavorato qui lo scorso mercoledì sera? È la mia serata libera. Lavorare il fine settimana mi conviene. Chi c'era al bancone? Dave, il gestore. Sto cercando di avere informazioni su questo individuo. Carlo. Lei lo conosce bene? Tanto da sapere il suo nome. Perché lo vuole sapere? Ma è semplicemente perché sto svolgendo un'indagine. Viene qui un paio di volte a settimana. Paga con la carta di credito? Sì, certo. Tutte le volte. Ho bisogno di controllare le ricevute di mercoledì sera. Io striscio solo la carta. È Dave che dà le ricevute. Arriva più tardi. Allora, mi faccia chiamare da Dave, va bene? D'accordo. Vogliamo che Amelia diventi la nuova opera. Che unisca le donne di ogni ceto sociale. Le tue parole le conforteranno. Il tuo messaggio darà loro coraggio. Potranno leggere il blog dal posto di lavoro. Tenere il tuo libro accanto al letto, ascoltare i tuoi podcast sul loro iPod e se le cose procedono come ci aspettiamo, presto guarderanno il tuo programma televisivo. Non piegarsi mai. Sarà il rifugio delle donne che si sentono minacciate o si sentono ormai smarrite. Le aiuterai a liberarsi per sempre dalla paura. Capisco il tuo interesse personale in questo caso, ma come ti ho detto, non ci sono irregolarità a carico di quel... Divine, Daryl Divine. Divine, ok. Senti, Amelia Davis è stata aggredita in casa. Divine è il principale indiziato. Non ti chiedo di infrangere le regole, voglio solo le stesse informazioni che hai tu. Che giorno ti interessa? Tanto per iniziare, mercoledì 7. Non inserisci i dati nel computer?
A dire la verità, sono un po' indietro con l'inserimento dati, quindi dammi un secondo. Ah, ecco, hai detto mercoledì 7. Divine, controllo effettuato alle 21, tutto ok. Di persona? Di persona? Ma seguo più di 150 casi e quelli che devono presentarsi di persona sono gli omicidi e gli stupratori seriali. A meno che non si metta in qualche guaio o non risulti positivo al test antidroga, Divine deve solo telefonare. È così che funziona qui. C'è mancato molto poco che quel tizio diventasse un assassino. E ora sa come eludere i controlli. Se ritarda anche solo 2 minuti al controllo, vorrei essere avvertito, d'accordo? D'accordo. Grazie. $450,000 all'anno per 3 anni, garantiti, più un bonus alla firma. Mi sembra un ottimo contratto. Il problema non sono i soldi. Credevo che la presentazione ti fosse piaciuta. Sì, è vero. È così. Hanno delle idee. Non sono esattamente le mie, ma sono buone, magari migliori. Allora qual è il problema? Più conferenze, incontri per promuovere la vendita dei libri, programmi televisivi. Ho il terrore solo a pensarci. Senti, io ti capisco. Adesso sei preoccupata, ma questa è l'opportunità di tutta la tua vita, Amelia, e non intendo solo per i soldi. È una piattaforma per raggiungere milioni di persone ed entrare nelle loro vite. Un pubblico più vasto non cambierà quello che già sei. Lasciami riflettere ancora un po'. Certo, ma non hai molto tempo. Le aziende hanno una soglia di attenzione limitata. Va bene. Sei sicura di voler tornare a casa da sola? Sì, devo mettere in pratica quello che predico. Mai farsi condizionare, giusto? Scusami. Pronto? Ciao, Amelia. Se hai un momento, puoi passare qui? Arrivo subito. Grazie. Va tutto bene? Sì, ti chiamo più tardi. Ah. Daryl per adesso sta rigando dritto. Rispetta i controlli previsti dalla libertà vigilata e sta lontano dai guai. Però non ha un alibi per la sera dell'aggressione. Non basta per arrestarlo. No, serve qualcosa di concreto. Sai che se potessi lo farei. Ho parlato anche con Carlo Rossi. Ha detto che era al Dusty's Bar quella sera e il barman non ricorda precisamente, ma Rossi ha usato la carta di credito alle 17.36 e alle 19.04. Hai detto che l'aggressione è avvenuta alle 18.45? Sì. Ci sono 10 chilometri dal Dusty's Bar a dove abiti. Io non credo sia stato Carlo. È stato Daryl, credimi, come devo dirtelo. Se è così, allora lo inchioderemo presto. Vendi il blocco e morirai anche tu. Bernice, concludi l'accordo. Non mi dilungherò. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Amelia Davis nella famiglia di Modern Media Works. Da oggi saremo il suo megafono. Devo confessare che avevo dei dubbi riguardo alla vendita.
Non sapevo se fosse giusto che vendessi. Poi ho ricordato perché ho scritto la mia prima rubrica. Perché ero terrorizzata. E sola. Beh, adesso non sono più sola, perciò sono ansiosa di iniziare a collaborare con Modern Media Works e la loro ottima squadra di marketing. Insieme speriamo di raggiungere sempre più donne, facendo in modo che non si sentano mai più terrorizzate e sole. Grazie. Non hai più bisogno di me ormai. Già, volevo parlartene in effetti. Sul blog serve qualcuno che scriva gli articoli sull'autodifesa. So che sei abituata a lavorare gratis, ma questo è un lavoro pagato. Grazie. Non avrai pensato che ti avrei abbandonata, vero? Sono preoccupato. Tu che cosa ci fai qui? La polizia mi ha interrogato per un'aggressione. Tu non rispondi alle mie telefonate. Sono stata impegnata. D'accordo. Ma vorrei sapere che succede. Pensi davvero che ti abbia aggredita io? Mi dispiace che hanno chiesto se frequento qualcuno e non penso che sia stato tu, ma non ti conosco. E io che c'entro? Niente, scusami. Ti perdono. E ora, se la memoria non mi inganna, sono in debito di una cena. Io ho accettato l'altra volta. Questo è un sì? Smettila di seguirmi. Tanto per me sei troppo veloce. Sei davvero incantevole. Anche tu? So che hai suggerito quel posto a Beacon Hill, ma ho un cambiamento di programma. Ok, sono curiosa. Ecco a lei. Grazie. Chi ti ha insegnato a scegliere frutta e verdura? Mia madre. Adorava cucinare. E dato che ero figlio unico, lo insegnò a me. Chiudi gli occhi. Adesso annusa. Inebriante, vero? Ha un buon profumo. Mi ricorda un po' la menta. Brava. E adesso? Cucinerò per te. Perché hai lasciato l'Italia? Mio padre si è risposato. La nostra famiglia era a pezzi. Volevo ricominciare da capo. Essere invisibile. So cosa intendi dire. Tu perché sei rimasta dopo che lui è andato in prigione? Mi dispiace. Non dobbiamo parlarne se non lo vuoi fare. No, va bene. Avevo pensato di tornare a San Francisco. L'oceano, la foschia. Ci sono affezionata. I miei genitori hanno implorato il mio ritorno. Ma non ero convinta che fosse la cosa giusta. Come se la mia esperienza qui non fosse ancora finita. Vieni con me a una serata di beneficenza venerdì. Lo so che finora sono sempre stata io a fare programmi. Spero che questo non ti dia fastidio. Ho dei programmi anch'io, sai.
Vorrei che conoscessi l'Italia. Il cibo, l'architettura, lo shopping. Vorrei portarti lì. Mi piacerebbe molto. Significa che venerdì verrai. Dove sei? Sarò lì a momenti. Ciao! Ciao! Niente male, eh? Bella location per ottenere visibilità. Grazie, questa. Grazie. Il tuo amico dov'è? Sta arrivando. Così hai il tempo di spifferarmi i dettagli. Ci siamo divertiti. Sul blog riesci a scrivere i tuoi sentimenti più segreti. E ci siamo divertiti è il massimo che sai dirmi. Io vivo attraverso la tua vita sentimentale, lo sai. Un altro bicchiere e avrai i dettagli. Così mi piace. Cin cin. Mi dispiace tanto. Sono così maldestra. Non importa. Con un po' d'acqua andrà via. Torno subito. Accidenti. Sei ancora uno schianto. Splendida. Che cosa vuoi da me, Terrill? Non voglio farti del male. Voglio solo la mia parte. So che stai guadagnando milioni da questa storia. Sai cosa ho guadagnato io? Quel tuo poliziotto controlla ogni mia mossa. Bussano di continuo alla porta della lurida stanza in cui vivo per avere l'esclusiva del bastardo che ti ha trasformato in un cucciolo ferito. Mi perseguitano sul posto di lavoro. Mi hanno anche fatto licenziare. Non è colpa mia. Non intendo risarcirti. Adesso voglio che mi ascolti molto bene. Ho pagato il mio debito con la società. E adesso tocca a te pagare. Non immagini nemmeno quanto ti ho amata. Di sicuro lo sapevi dimostrare. Non è mai colpa tua, vero? Ti consiglio di ripensarci.
Tutte le persone che c'erano qui, nessuno l'ha visto. Com'è possibile? Abbiamo mostrato la sua foto a ogni ospite. Niente da fare. Ma se le telecamere di sorveglianza l'hanno ripreso, presto rispediremo Daryl dietro le sbarre. Quanto credi che ci vorrà? Appena dimostrerò che si trovava qui, verrà arrestato entro un'ora. Nel frattempo ti consiglio di andare in un posto sicuro. Buongiorno, Amelia. Buongiorno. Dormito bene stanotte? Benissimo, grazie. E grazie di avermi ospitata. Non ho più dormito bene da quando Daryl è uscito di prigione. Grazie. Siediti. Qualche messaggio? No. Dovunque tu voglia andare oggi, per me è un ordine. Qualsiasi posto all'aria aperta. Hai il ketchup? Non si usa il ketchup con queste uova. È tartufo? Sì. Vuoi ancora il ketchup? Io adoro il ketchup, mi dispiace. Americani. Rovinate il vostro piatto, ma non il mio. Bernice, ciao, senti, ti richiamo io, sono impegnata adesso. Non posso aspettare. Ci hanno appena fatto causa. Signore, avvocato Cross, penso che entrambe le parti siano qui per la stessa cosa. Una risoluzione veloce senza complicazioni della faccenda. La faccenda si è complicata quando il suo cliente ha intentato questa futile azione legale. Il mio cliente è stato ripetutamente attaccato nel blog della signora Davis. Credevo dovessimo negoziare, ovviamente mi sbagliavo. Che cosa propone? Ritengo che 3 milioni sia una cifra equa. È una richiesta ridicola. Questo lo dice lei. Date le circostanze, consiglierei alla sua cliente di rifletterci seriamente. Le circostanze? Ha voglia di prendermi in giro? Non avete in mano niente. Ci vedremo in tribunale. Come volete. Sono sicura che la giuria riterrà le frequentazioni della signora Davis molto interessanti. Deve esserci un errore. La foto segnaletica sembra vera, però non conosco ancora i dettagli del reato. Avevi detto che non ha precedenti. Sul mio database non è emerso niente. Così ho chiamato il mio contatto all'FBI, gli ho chiesto di verificare con l'Interpol e ha trovato questa. Mi sembrava una persona così sincera. Hai già parlato con lui? No, ho annullato la cena di stasera. Bene. E voglio che resti lontano da lui finché non sappiamo esattamente cosa nasconde. E riguardo a Daryl? L'hotel ci darà le registrazioni nel pomeriggio. C'erano 15 telecamere a circuito chiuso in funzione quel giorno. Ho incaricato 2 uomini di verificare. E se troveranno qualcosa, come spero, ti chiamerò subito. D'accordo. Grazie. Figurati. Thank you.
Amelia, ma come ti è venuto in mente? Sono un incosciente, lo so. È una fortuna che non ti abbiano visto. Beh, almeno so la verità. C'è dell'altro. Mentre tu eri in giro a fare l'investigatore, ho sentito il mio contatto in Italia. E a loro sì, in effetti non ha precedenti. Ma sotto il nome di Carlo Mancini, 4 anni fa fu arrestato per 4 denunce per truffa e estorsione. Ritirarono le accuse. E come mai? Sono venuta a conoscenza che la famiglia di Carlo ha un grande patrimonio immobiliare a Napoli. Sono molto influenti lì. Il tizio con cui ho parlato non voleva neanche dirmelo al telefono. Più tardi chiamerò il funzionario incaricato dell'indagine per avere maggiori informazioni. Ho anche chiamato per sapere la situazione del suo visto di lavoro qui da noi. Mi sento così stupida. Avrebbe ingannato chiunque. Lui e Daryl hanno pianificato tutto fin dal principio. Promettimi che continuerai a tenerti alla larga da quel tizio, d'accordo? Fino a quando non chiariremo tutto. Posso ottenere un'ordinanza restrittiva. Sai che cosa è meglio di un'ordinanza restrittiva? Una pistola. Amelia, ti prego, devi cercare di capire che usare una pistola non è un modo per rispondere alle minacce o risolvere il problema. Una pistola è un mezzo per difendersi quando non hai alternative, te ne rendi conto? Io non voglio dipendere da un giudice per essere protetta. Ora che so con chi ho a che fare, voglio proteggermi da sola. Figlio di un industriale italiano accusato di aver rubato milioni. È impossibile sentirsi al sicuro e protetti sempre. In un modo o nell'altro siamo tutti vulnerabili. Quelli a cui abbiamo permesso di avvicinarsi a noi conoscono cosa ci ferisce, le nostre paure, le nostre insicurezze. Salve, non vi posso rispondere. Lasciate pure un messaggio. Sono quelli che non hanno bisogno di cercare crepe nella nostra armatura. Ma la vostra indagine su Carlo Mancini è ancora aperta? Sì? Sì, sarebbe utile se mi inviassi una copia del file. Ma è il modo in cui affrontiamo la nostra vulnerabilità che definisce la nostra forza e la nostra debolezza. E anche se so che non posso cambiare il passato, ritengo che essere vittima sia uno stato mentale. Io cambierò il mio stato mentale. Non piegarsi mai è solo l'inizio. La fine è quando ritroviamo la fiducia in noi stesse e ci sentiamo sicure e capaci di difenderci. Diffamazione, sofferenza psicologica provocata intenzionalmente. Sono tutte falsità. Da un punto di vista legale, perderanno. Ma ho già affrontato Lana Grey in passato. Continuerà a trascinare questa storia per avere visibilità in televisione. Un pregiudicato fotografato insieme a te non farà una buona impressione né al tuo pubblico né agli inserzionisti, anche se si tratta solo di un raggiro. Questa è la mia vita privata. Non ho fatto niente di sbagliato. Non ha importanza per il tribunale della pubblica opinione. Se ti tolgono la tua credibilità, ti tolgono tutto quello che hai. Modern Media Works è disposta a pagare l'intera cifra purché la faccenda si risolva senza clamore. A te non costerà niente. Sì che mi costerà. Sono stanca di farmi sottomettere da lui. Documenti a posto. Cosa volete? Ancora da me.
Qui c'è scritto che lei è un ladro che storce denaro alle donne in lutto. È fuori giurisdizione e le accuse sono state archiviate. E mi tolgo una curiosità, che rapporti ha con Daryl Devine? Non parlo senza il mio avvocato. Sembra che voi due abbiate diverse cose in comune, sa? Secondo me lei ha letto che la signora Davis sta per guadagnare un bel gruzzolo e allora si è detto ghiotta occasione. È un'illazione. Sappiamo tutto sulla sua famiglia in Italia. Il suo portafoglio non è più come era un tempo, eh? Ma analizziamo i fatti. Lei è già stato accusato di aver storto denaro a delle donne. Coincidenza strana sbuca fuori dal nulla quando la signora Davis sta per vendere il suo blog e lei è stato visto in compagnia del suo ex marito, che ha appena fatto causa alla sua ex moglie e cerca qualcuno che l'aiuti a vendicarsi. Combacia tutto, no? Una telefonata all'ufficio immigrazione su una potenziale estorsione sul suolo americano e né Carlo Rossi né Carlo Mancini metteranno più piede in questa nazione, è chiaro? Si tratta di un reato federale. È fuori della vostra... Giurisdizione, sì, lo so, continua a ricordarmelo. Per essere un uomo innocente sa tante cose riguardo al sistema giudiziario. In questo paese sono venuto per ricominciare. Per questo ho cambiato il mio nome. E non sono cose che la riguardano. E invece mi riguardano. Perché il mio compito è difendere la signora Davis dai truffatori. Io ho cercato di proteggerla. Come? Eh? Complottando col suo ex marito violento per estorcerle denaro? L'ho pagato per lasciarla in pace, è chiaro? Per questo l'ho incontrato. È lei, Wilson. Lei che non riesce a proteggerla. Amelia è in pericolo. Non può impedirmi di salvarle la vita. Sappia che la terrò d'occhio, Carlo. Ha detto la stessa cosa a Daryl. È stato come guardare un perfetto estraneo. Non lo potevi prevedere. Ma avrei dovuto. Quando è capitato con Daryl ero ancora una ragazzina, un'ingenua. Ora che so di cosa sono capaci le persone, non avrei dovuto rendermi vulnerabile. Hai creduto nell'occasione di ricominciare? Già, ma lo conoscevo appena. Non devo fidarmi di nessuno. Se ti fossi chiusa in te stessa a causa di Daryl, non avresti riacquistato il controllo della tua vita. Non avresti attivato il tuo blog. Né incontrato me. Lo so, hai ragione. Ma mi fa sentire così frustrata l'aver consentito a quei due di coinvolgermi. Sono veramente stanca di sentirmi una vittima. Come va con la causa? Il solo pensiero che loro possano guadagnarci mi fa aumentare la rabbia. E di chi è la decisione? Mia. Ma Modern Media Works potrebbe rescindere il mio contratto. Questo non accadrà mai. A questo punto non mi interessa né del lavoro, né del blog, né dei soldi. Daryl e Carlo pensano di potermi sfruttare. C'è qualcosa che vuoi che faccia? Puoi restare da me stanotte? Certo. È presto per te, Bernice. Amelia, accendi la televisione. Su che canale? 97. Ho già pagato per i miei reati. Questa persecuzione dei media, questo accanimento, mi provoca un enorme stress psicologico. Bastardo. Tutto per colpa di Amelia Davis, la cocca dei media. Il modo in cui sono stato trattato, oltre a essere offensivo, è vendicativo. Io non voglio soldi, ma solo che la giustizia faccia ciò che è giusto. Che diavolo significa, Bernice? Tattica aggressiva, ma ha funzionato. Modern Media Works vuole accordarsi. Neanche per idea. Non preoccuparti, Gross Light ha le tasche larghe. Non intendo cedere. Che mi portino in tribunale, che pubblichino le foto. Io non accetto nessun accordo. Va bene. Se ho novità, ti richiamo. Grazie. Maledizione, mi sento come se la vita mi fosse sfuggita di mano.
Ha chiamato Wilson. Hanno visto Daryl nelle registrazioni delle telecamere. È una grande notizia. E lo arrestano subito. Il procuratore deve firmare il mandato, ma non ci impiegherà molto. Avrei bisogno di qualche giorno fuori città. Ricordi quel centro termale dove mi hai mandata l'anno scorso per il mio compleanno? Sì, hai ragione. Credo che prenoterò una stanza. Una doppia, vuoi dire? Verresti con me? Non ti lascio andare da nessuna parte da sola. Grazie. Probabilmente è una coincidenza. Quello è Carlo. Ci supera. Amelia, fermati! Lasciami in pace! Fermati subito, ti devo dire una cosa! Attenta! Amelia! Rispondi al telefono! Amelia! Vattene, Carlo! Rispondi al telefono! Quell'interrogatorio dovete rilasciarlo. Non potevo fare altrimenti. Voglio andare a casa adesso. Io dormo sul divano. Ok. Questo è appena arrivato. Meglio che gli dia un'occhiata. Ecco perché non l'hanno processato. L'intera accusa era falsa. Erano quelle donne che gli volevano estorcere denaro. Posso capire perché, visto quell'estratto conto. Già. Purtroppo ora i soldi non potranno aiutarlo. Grazie. Di niente. Pronto? Amelia, ho delle notizie su Carlo. Sta uscendo! Niente domande, farò una dichiarazione. Avevo una relazione con Carlo Mancini ed è finita perché io ho creduto a delle informazioni che oggi si sono rivelate false. Prego perché Carlo guarisca e vorrei avere la possibilità di parlargli per scusarmi di aver dubitato di lui. Ma non è mia intenzione scusarmi con il mio ex marito. Le sue accuse contro di me sono solo un altro tentativo di intimidazione. La violenza può manifestarsi sotto diverse forme. Può essere fisica, ma anche psicologica. Si nutre delle nostre insicurezze e cerca di strapparci la nostra identità e l'autostima. Ma io so chi sono e soprattutto so chi sei tu, Daryl. Tu sei solo un egoista,
arrogante, patetico esemplare di essere umano. E se vorrai farmi causa per diffamazione per quello che ho appena detto, non otterrai niente. Perché qualsiasi cosa tu minaccerai di fare, sappi che io non mi piegherò mai. Grazie. Amelia, una domanda sola a proposito Amelia, della causa. Pensa di Amelia! Amelia, per favore! Sono così fiera di te. Grazie. Novità? Il mandato che aveva chiesto per Divine. Bene. Quali sono gli ordini? Voglio 4 agenti a casa di Daryl Divine. Li voglio subito. D'accordo. Priorità assoluta. Polizia, apri Divine! Sì, sono io, se n'è andato. Fai emettere immediatamente un mandato. Ho capito, grazie di avermi telefonato. Non hanno trovato Daryl. Non si arrende? Sei uscita? Sì, c'è un'orda di giornalisti fuori. La tua apparizione ha peggiorato le cose. Stanno diventando ossessivi. Nasconditi a casa mia. Ci seguiranno fino a lì. L'ho previsto e ho messo la macchina sul retro. Può essere fisica, ma anche psicologica. Si nutre delle nostre insicurezze e cerca di strapparci la nostra identità e l'autostima. Ma io so chi sono e soprattutto so chi sei tu, Daryl. Tu sei solo un egoista, arrogante, patetico esemplare di essere umano. E se vorrai farmi causa per diffamazione per quello che ho appena detto, non otterrai niente. Perché qualsiasi cosa tu minaccerai di fare, sappi che io non mi piegherò mai. Grazie. Ogni volta che mi voglio rilassare... Chi è? È Bernice. Non rispondere. Bernice, che c'è? Dopo la tua apparizione in televisione, il server è impazzito per il sovraccarico. Si è bloccato all'istante. Poi però è ripartito. Le reazioni sono positive o negative? I tuoi fan ti inondano con il loro amore. Che mi dici dell'azione legale di Daryl? Modern Media Works ti sostiene al 100%. Non vogliono passeggiare. Daryl non fa più notizia. Magnifico! E c'è di meglio. Ho ricevuto 50 telefonate con richieste di interviste. E non da reti locali, ma da quelle che hanno un nome. Inoltre, la Random House vuole i diritti del libro. Scherzi, è incredibile! Domani prepariamo la strategia. Ok, grazie. Allora? Daryl, purtroppo, è sfortunato su tutti i fronti. Modern Media Works ritira la proposta di patteggiamento. Proprio così. Le cose si mettono bene, ragazza. Ho voglia di scrivere qualcosa sul blog. Ti dispiace se vado di sopra? Figurati. Ok. Ogni caso di violenza ha due vittime. La seconda è la fiducia. Quando la persona di cui ti fidavi più di chiunque altra si rivolta contro di te e distrugge la tua fiducia, pensi che non permetterai più a nessuno di farlo. Recentemente ho riposto la mia fiducia in un'altra persona. Per la prima volta da molto tempo posso dire di avere un'amica e mi fido di lei. Thank you.
voglio una birra. Che cosa diavolo pensi di fare? L'azione legale è finita. Un altro passo e sei morto. Metti ragione. Non rovinerai il mio piano. Il tuo piano? Credevo che fossimo alleati per truffare la nostra dolce Amelia. Sì, dovevamo. Ma il suo amichetto si è messo in mezzo. E cosa vorresti fare? Come hai detto, l'azione legale è finita. E anche tu. Amelia, le tue parole mi hanno dato coraggio. Mi ha maltrattato per troppo tempo. Imbarazzata sono io. Imbarazzata sono io. Perché è mia moglie che è violenta con me. Ma stanotte mi sono difeso. Stanotte le ho detto che è finita. La lascio per sempre. Grazie di avermi guidato attraverso la sofferenza. Trevor. Vai qui, credevo stessi lavorando. Mi hai sempre mentito. Non eri tu imbarazzata, era Trevor in realtà. Lui era in imbarazzo sicuramente. Così eri tu che maltrattavi tuo marito. Questa l'avrei dovuta gettare. Pazienza. Tutto quello che mi hai raccontato era solamente un'invenzione. Da che pulpito viene questa accusa? La tua vita è un'invenzione. Aspetta. Non sei un'eroina. Sei una vigliacca che si nasconde dietro la tastiera e il mouse. Oh mio Dio! Hai lasciato che Daryl ti maltrattasse. Visto, non era così difficile affrontarlo. Ma io non sono un'assassina. No, tu non lo sei. Sei una vittima. Io avevo fiducia in te. Infatti non sai nemmeno giudicare le persone. Dimmi che cosa ti ho fatto almeno. Hai rovinato la mia vita. Anche se maltrattavo Trevor, noi eravamo felici. Andava tutto bene. Finché lui non lesse la tua spazzatura. Non piegarsi mai. Tutto a un tratto decise di ribellarsi a me. Che cosa fai? Davvero credi a quella spazzatura? Sì. È finita. È finita tra noi. E così la tua grande ribellione è questa. Se sei un uomo, perché non reagisci? Non sai di cosa sono capace. Sfortunatamente per te so esattamente. Mettila giù. Non avevo altra scelta. Grazie a te hanno creduto che fossi io la vittima. Mi è bastato solo mostrare le lettere, eccetto questa. Quindi, se ci pensi, è colpa tua se Trevor è morto. Tu devi curarti. Sì. La cosa buffa è che era a Daryl che interessavano i soldi. Non era quello il mio obiettivo. Io volevo solo farti soffrire. Ma tu mi hai dato un lavoro. E così adesso avrò tutto quello che avevi tu. Riflettendoci, non esiste vendetta più dolce, direi. Non riuscirai a ingannare tutti. Io dico il contrario, tesoro. Quando il mondo saprà che ho ucciso Daryl nel tentativo di proteggerti, Modern Media Works vorrà passare il testimone a me. E io continuerò la battaglia in ricordo della nostra martire, Amelia Davis.
Avrei voluto arrivare prima. Per fortuna mi avevi chiamato. Non mi sento fortunata. Non è stata colpa tua. Non avevamo scelta, o tu o lei. Ho una buona notizia. Carlo si è risvegliato. Se la caverà. Ha chiesto subito di te. Arriva la stampa. È meglio che tu vada a casa. Questa volta è finita davvero. Ora ricomincerò a vivere.